Buongiorno a tutti, signore e signori. Oggi siamo qui a parlarvi di fiducia e per raccontarvi un pochino anche la nostra storia. Non vogliamo parlare della fiducia che un padre o che una madre pone nei propri figli, che non è mai banale, ma è quasi scontata. Oggi vogliamo parlarvi della fiducia in noi stessi, di credere in quello che si fa, nella fiducia nei nostri sogni. Noi siamo due ragazzi di 27 e 28 anni e non siamo qui a parlare di fronte a voi perché siamo più intelligenti di altri o perché abbiamo delle idee particolarmente brillanti. Noi siamo qui a parlare di fronte a voi solamente perché abbiamo avuto il coraggio di credere in noi stessi e soprattutto il coraggio di credere in quello che facevamo. Lo scorso anno abbiamo fondato una società chiamata Risto.com che fornisce un punto di incontro online fra chi cerca e chi offre lavoro nel campo della ristorazione. È una delle cosiddette start-up tecnologiche di cui tutti ne parlano e che dovrebbe avere l'obiettivo di dare una spinta all'innovazione di questo paese. Inizialmente non c'era neanche una società, ma era solamente un progetto in fase embrionale, un'idea, un sogno se vogliamo. Io e Massimo abbiamo fatto innumerevoli sacrifici per portarlo avanti. Io personalmente all'epoca vivevo all'estero, in Svezia, e ho mollato tutto e tutti per ritrasferirmi qui in Italia, a dedicarmi al progetto. Massimo invece aveva un lavoro a tempo indeterminato, molto ben retribuito, in una società che non sarebbe mai fallita nella sua vita, e ha deciso di lasciarlo. Queste nostre scelte, se vogliamo ad oggi un po' incoscienti, alla fine sono state premiate. Lo scorso luglio, infatti, abbiamo formalizzato un contratto con dei venture capital italiani e abbiamo ricevuto un investimento da $1 milione per espandere la nostra compagnia sia in Italia che all'estero. Ad oggi stiamo assumendo e ben presto, prima di Natale, vorremmo arrivare alle 20 unità nel nostro team. Noi siamo sicuramente lontani dall'essere arrivati, lo sappiamo. Le start-up operano sempre in una situazione di incertezza e siamo consapevoli che possiamo fallire fra 2 anni come fra 2 settimane. Noi non saremo arrivati a livello economico, non sappiamo neanche quale sarà la nostra carriera futura, ma sicuramente un obiettivo l'abbiamo raggiunto. Ci siamo realizzati a livello personale e speriamo che questa nostra iniziativa porti del bene anche nella società comune. Con questo non vogliamo vantarci dei nostri successi e non vogliamo inviarvi un messaggio sbagliato perché oggi parliamo da una situazione privilegiata, ma vogliamo farvi capire che non dobbiamo aspettare che il lavoro, le opportunità o i sogni ci cadano dal cielo come se fosse una folgorazione di Dio. Noi tutti dobbiamo rimparare a credere ed aver fiducia in noi stessi, solo così saremo in grado di costruirci da soli il nostro futuro e di conseguenza costruirlo per gli altri. Grazie.